Allora, l'assistente Google di oggi ci dà una massima di 21 gradi, in questo momento ce ne sono 18, il tempo è bellissimo, come potete vedere, anche se le previsioni darebbero tempo, cielo parzialmente coperto nel pomeriggio. Comunque il tempo è molto bello, anche ieri temperature gradevolissime, molte persone che continuavano a, diciamo, a fare sport acquatici e non solo. Anche il Centro Marè di Venezia ha una previsione assolutamente sotto la soglia del Baby Mose, che ricordiamo è 135 centimetri, quindi prevede per oggi e domani un massimo di 60-80 centimetri. Proprio ieri a Venezia c'è stato un incontro dell'amministrazione di Brugnaro con gli esperti appunto del Centro di Marè di Venezia, che è un centro finanziato dal Comune di Venezia, dove hanno ricordato l'importanza che entri in funzione il prima possibile le paratoie del Grande Mose, ricordando che a ottobre dell'anno scorso praticamente c'è stato un giorno dove solo grazie al vento che è calato non abbiamo avuto una marea eccezionale di quasi 2 metri, ricordiamo quasi 2 metri, cioè praticamente ci sarebbe stata un'altra alluvione come nel 66. È assolutamente importante che questo Mose entri in funzione il prima possibile. Anche stamattina, vasto assortimento di pesce locale, qui, triglia, prezzaccio e continua sempre la proposta, sempre 3 kg a 5,90 euro, orate e branzini. Il posto che ha avuto più successo ieri, dopo purtroppo quello dell'incidente mortale, è stato quello in cui abbiamo dato la notizia di quel cane che aveva morsicato un bambino al volto in pratica. No? Il posto ha avuto un'ampissima attenzione, ci sono state oltre 6.500 interazioni degli utenti e tantissimi commenti nei quali più di qualcuno ci ha criticato per aver usato nell'audio il termine, riferendosi al cane, di bastardo. Ecco, per carità, hanno perfettamente ragione, tanto è vero che era già stato preparato un altro audio con il nome, definendo il cane meticcio e non bastardo, ma poi, colpa mia, nella fretta avevo montato il video, diciamo, l'audio, diciamo, precedente. Ecco, ce ne scusiamo. Anche se permettete, è giusto sottolineare anche questo aspetto, perché è giusto chiamare i cagnetti meticci, insomma, è un nome sicuramente più gradevole. Diciamo che fa un po' sorridere il fatto che la notizia di un bambino morsicato al volto a qualcuno abbia pesato di più invece il fatto che abbiamo definito il cane bastardo. Ecco, ce ne scusiamo comunque e la prossima volta faremo più attenzione. Domani, mercoledì, alle ore 14, è prevista una nuova esercitazione per quanto riguarda l'impianto GPL di Punta Colombo. L'amministrazione ha dato comunicazione con un comunicato nel quale esprime anche contrarietà al fatto che ci sia questa esercitazione. Purtroppo abbiamo notizia di un ennesimo incidente avvenuto sulla rotonda dell'ospedale. Una signora dall'apparente età di 65 anni ha avuto un incidente. È per terra, in questo momento sono le 9:40 circa, ci sono infermieri all'opera, speriamo che non siano le grave. Chi ce lo segnala dice che apparentemente l'incidente sembrerebbe grave, speriamo che non sia così. Per il momento è tutto, vi rimandiamo al telegiornale pomeriggio per gli approfondimenti e vi ricordiamo che questa mattina alle 11 al comparto 8C1 di via Nicolo Zeno ci sarà l'inaugurazione del nuovo parcheggio e dell'area verde. Diciamo un parcheggio, una storia che si trascina da 25 anni, che finalmente questa mattina ha la conclusione. Saremo lì in zona a fare le riprese.